un giovane che partecipava ad una regata nell'oceano si perse e nell'immensità sconfinata della distesa marina non riuscì più a ritrovare l'orientamento. Non si perse d'animo e si mise coraggiosamente a remare. Dopo qualche ora di girovagare incerto, il sole e l'arsura cominciarono a martellarlo senza pietà. Le forze lo abbandonarono. Il giovane smarrì l'entusiasmo e si accasciò sul fondo della sua barca. Nella zona incrociavano spesso grosse imbarcazioni d'altura che solcavano l'oceano a grande velocità e qualche gigantesco portacontainer. Acqua! Si mise a biascicare debolmente il giovane. Passò una nave da crociera carica di medici e scienziati famosi. Pieni di autentica umanità, spiegarono al giovane le virtù e i miracoli dell'H2O e che il suo organismo aveva bisogno di almeno 2 litri d'acqua al giorno. Da una nave militare, un fervente cappellano tenne al giovane una predica sul fatto che il suo desiderio era legittimo e che l'acqua che così ardentemente desiderava doveva fargli pensare a qualcosa di più elevato. Da uno yacht, un allegro buontempone brandì una bottiglia di liquore, garantendogli beffardamente che era molto meglio dell'acqua, anche perché dopo tutto ci stava in mezzo all'acqua. Tutti passarono e si allontanarono, sulle loro navi, i loro fuoribordo e i motoscafi di altura. Il giovane rimase là, alla deriva, a implorare, con voce sempre più flebile. Acqua. Mi queridissima famiglia salesiana, come tutti gli anni, tengo questa opportunità. Mia carissima famiglia salesiana, come ogni anno, ho l'opportunità di rivolgermi a tutti voi per la Strenna. Quest'anno il tema mi è suggerito da Papa Francesco, che per il Sinodo dei Vescovi ha voluto il titolo Giovani, fede e discernimento vocazionale. Nei moltissimi viaggi di quest'anno ho incontrato migliaia e migliaia di giovani di tutto il mondo e di culture diverse. In essi ho potuto sentire il desiderio di vivere, di crescere, di essere pronti a dare il meglio che si ha. E allo stesso tempo ho visto giovani che si sentono insicuri, che hanno davvero bisogno di noi. Hanno bisogno di adulti capaci di fare un cammino con loro. Di adulti che naturalmente sappiano portare le loro responsabilità, si sentano responsabili di quel percorso e che ancor più, da quel momento, sentano di dover essere assolutamente credibili e di dover dare un'autentica testimonianza. Questo è ciò di cui tratta questa Strenna così particolare. Nella vita di tutti noi e di ogni persona, nella vita di tutti noi, come in quella di ogni persona, ci sono incontri che toccano profondamente l'esistenza. La stessa cosa è successa alla donna samaritana, che si ritrova casualmente con Gesù, con il Signore. Quell'incontro trasforma la sua vita. In effetti, la samaritana potrebbe essere un'autentica icona, un modello di come possiamo incontrarci e camminare insieme nel percorso della vita. Ogni incontro inizia con la comprensione e l'ascolto. Gesù è una persona che cerca il bene dell'altro, del suo interlocutore, crea una relazione personale e non dà un giudizio morale di disapprovazione o rimprovero alla donna di Samaria. Invece di accusare, dialoga e fa delle proposte. E il suo linguaggio, le sue parole, vanno diretti al cuore di coloro a cui parla. Nel dialogo, in particolare, in questo caso con la donna di Samaria, Gesù avanza con calma, senza fretta,
risvegliando a poco in lei quell'interesse ad avere accesso a una fonte d'acqua per una vita speciale, diversa, migliore. Questo interesse nel dialogo con Gesù va crescendo fino a quando lei dice: Signore, dammi di quest'acqua. Così il Signore, esperto di umanità, accompagna il cammino delle persone, conosce la loro interiorità, capisce i loro ritmi, i loro processi. Succede la stessa cosa con i giovani nel nostro tempo. Come dice Papa Francesco, il Signore risveglia un fascino meraviglioso in tanti giovani. E questo ha molto a che fare con due elementi, con la fede e con la chiamata che Dio fa a ciascuno di loro, ciascun ragazzo o ragazza. Una chiamata che è un invito a vivere la gioia della vocazione nell'amore. Ma sappiamo bene che non è sempre così. E i nostri giovani non sempre hanno le opportunità e la fortuna di essere accompagnati in questo modo. Questa realtà ci sfida e ci dice che cosa possiamo fare come educatori, educatrici ed evangelizzatori. Ci sono molte proposte che sono emerse. Ne elenco solo alcune. Dobbiamo continuare a camminare con i giovani, con le famiglie, con coloro che hanno bisogno di essere accompagnati, perché il momento è favorevole, perché ci sono molti giovani che vogliono fare qualcosa di bello con la loro vita. Vogliono crescere, vogliono sognare, vogliono dare il meglio di ciò che hanno. Dobbiamo essere in grado di accompagnarli per lasciare che sia Dio stesso a lavorare in loro, che li faccia crescere nel profondo del loro cuore, sapendo che noi siamo lì accanto, che non dobbiamo interferire, ma siamo pronti ad offrire una testimonianza, come ho già detto, che sia davvero credibile, un'autentica testimonianza di fede e di grande qualità umana, etica e morale. Come educatori ed educatrici, mia cara famiglia salesiana presente in tutto il mondo, non possiamo permettere che la storia finisca come abbiamo visto. Dobbiamo dare altri tipi di risposte. È qualcosa che ci viene naturale, che nasce dall'essenza del carisma salesiano che abbiamo ricevuto da Don Bosco. Don Bosco ebbe alcuni compagni di viaggio eccezionali. La grande compagna del suo cammino umano e spirituale fu la sua amata madre, Mamma Margherita. Sappiamo anche, e ce lo dice lui stesso, del significato che ebbero Don Calosso e il suo amico Luigi Comollo, e anche Don Cafasso, che lo accompagnò e lo preparò alla vita pastorale. Fu tutto questo che permise, in seguito a Don Bosco, di avere una grande ricchezza da condividere con i suoi ragazzi. Ed è per questo che Don Bosco è un pastore educatore che si occupa di creare un ambiente educativo che sia attraente, ricco di proposte formative, di bellissime relazioni umane. Don Bosco è per noi un grande compagno spirituale. Don Bosco cerca sempre di fare in modo che là dove si trova con i suoi ragazzi
il clima sia di reciproca conoscenza, di fiducia, di amicizia e di paternità spirituale, che è conseguenza e frutto maturo della paternità educativa. Dobbiamo essere in grado di accompagnare e di dare risposte a coloro che hanno tutta questa sete e ci chiedono quell'acqua, in maniera tale che siamo capaci, come la samaritana, di portarli più vicino all'incontro con Gesù. Sembrava una lenta e inesorabile agonia. Ma una vecchia barca sconquassata si accostò. Su di essa c'erano altri giovani. Lo dissetarono. Lo ascoltarono. Curarono le sue scottature e tutti insieme arrivarono finalmente in porto. E termino la strenna di quest'anno, chiedendomi cosa direbbe la donna samaritana se ci prendesse per mano e ci accompagnasse all'incontro con Gesù dopo l'esperienza che ha avuto. Nos invitaría a estar siempre abiertos al don que nos viene de Dios. Penso che ci inviterebbe ad essere sempre aperti al dono che viene da Dio. Ci direbbe: dovete accompagnarvi reciprocamente. E proprio come poté imparare da Gesù ad essere più umana, senza dubbio ci inviterebbe a continuare a crescere in questa esperienza di umanità. Mia cara famiglia salesiana, miei fratelli e sorelle, amici tutti, fin qui la proposta della strenna di quest'anno. Che tutto questo ci porti a dire, ancora dal profondo di ciascuno di noi: Signore, dammi di quest'acqua. A presto.